siamo colpiti dall'affluenza e dalla partecipazione, a conferma del successo del modello del Festival di Limes e dei risultati al quale noi estendiamo come relatori i ringraziamenti per essere stati chiamati a dare un contributo e i complimenti per il successo di un modello che da anni sta avendo grandissimo successo. Questo panel si occuperà nell'ambito di un numero e di un'edizione speciale dedicata allo stato del mondo ed esordisce con naturalmente una domanda che tutti si fanno, è una domanda che il grande comico Roberto Benigni oltre 20 anni fa in uno sketch televisivo passato alla storia si chiedeva: ma che c'è in Medio Oriente che da 20 anni, 30 anni bombardano? Ecco, ne sono passati 20-25 di anni, ancora bombardano e ancora noi ci riuniamo tentando di dare delle risposte che sono oggettivamente delle risposte molto difficili. Ovviamente nell'ambito dello Stato del mondo è evidente che il Medio Oriente è quell'area che contribuisce maggiormente a instillare una sensazione di grandissimo pessimismo e quindi se dovremmo dire perché il mondo va male in buona parte a causa di quello che succede in Medio Oriente. Qui io ho messo dei dati addirittura che si riguardano soltanto al mondo arabo, che quindi che è una parte più ristretta del Medio Oriente, perché il Medio Oriente non include solo il mondo arabo. Sono dati di 2 anni fa, ma credo che vi diano la fotografia inequivocabile della gravità di quello che accade in questa regione e ci fa prendere con mano tangibile l'entità del dramma della regione. Ora, chiamato così a moderare ma allo stesso tempo a fare un intervento e nell'umile tentativo di dare una risposta a questa domanda, io si potrebbero dare tantissime risposte, ma ho pensato che forse una rappresentazione plastica, cioè una mappa, potesse essere quello che meglio dà una risposta al quesito che tutti ci stiamo ponendo e al quesito al quale abbiamo enormi difficoltà a dare una risposta. Questa è una mappa che il direttore della Rosneft, una delle principali compagnie petrolifere russe, ha utilizzato l'anno scorso a Verona in un incontro riservato con una serie di persone. E ovviamente è una sua visione del Medio Oriente, del direttore della Rosneft, ma evidenzia 2 grandi regioni che consumano energia, abbiamo appena sentito l'amministratore delegato dell'ENI, e una regione che invece la produce, che è nel mezzo. E se voi guardate anche soltanto graficamente questa mappa, vedete che il Medio Oriente è proprio lì, stretto in mezzo a queste 2 macro aree di consumatori, e naturalmente viene immediatamente in mente che in quella strozzatura, in quella terra di mezzo, in quel crocevia tra 3 continenti, inevitabilmente doveva accadere, dovevano determinarsi tutta una serie di eventi con i quali noi ci stiamo confrontando da tempo. Ora, stamattina abbiamo avuto George Friedman, grande analista americano, che ci ha parlato o ha tentato di dare una risposta a che cosa vogliono gli Stati Uniti. E non ci è riuscito, ha confessato in un certo senso la difficoltà nel dare una risposta a tutto questo. E nell'ambito di una discussione con ospiti cinesi, ospiti russi, è emerso questo grande discorso delle rotte marittime, della One Belt, One Road, del grande progetto cinese di una grande massa eurasiatica. E a me è venuto in mente che in effetti già questo possa, come dire, essere una bozza di risposta. Fino ad oggi e tuttora ci confrontiamo con una egemonia statunitense occidentale nel mondo. Questa egemonia ha un connotato negativo. Chi è filoamericano la chiama leadership.
Quindi leadership ha un connotato positivo, ma per tantissima gente, forse la stragrande maggioranza del mondo, viene declinata come egemonia, ma non importa, questa è soltanto una questione semantica. E naturalmente è stato evidenziato che gran parte di questo potere o egemonia deriva anche dal controllo dei mari, la grande marina, prima britannica e poi americana. Adesso abbiamo un grande progetto cinese, in cui c'è un'associazione russa che tende ad arrivare all'Europa, che tenta di avvalersi di alcuni paesi che sono anche come Iran e Turchia, e questo progetto vuole passare, o meglio, ha una componente navale, ma principalmente è un progetto terrestre. Creare tutta una serie di assi di comunicazione infrastrutturali, ferroviari, energetici, che colleghino l'Asia e l'Europa in un grande massa eurasiatica. E allora, se dobbiamo andare a vedere un ventre molle di tutto questo progetto, anche qui vediamo che c'è una terra di mezzo che si chiama Medio Oriente, e questo potrebbe essere un altro elemento che, o un altro indizio che noi potremmo, come dire, perseguire nello stabilire se la risposta alla domanda debba essere, come dire, ricercata anche in questa peculiare collocazione che ha il Medio Oriente in tutto questo. Io credo che personalmente la risposta più che si avvicina dal mio modestissimo punto di vista è che il Medio Oriente è quel luogo del mondo in cui oggi si percepisce più nettamente la crisi o forse la fine dell'egemonia statunitense sul pianeta, in cui si tocca con mano la difficoltà degli Stati Uniti di determinare gli esiti sul terreno. E 17 anni di guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq che si conclude a coda di pesce, e tutto questo è in Medio Oriente che si tocca con mano questa difficoltà, nel non riuscire più ad imporre quest'ordine. Ora, io non sono assolutamente certo di questo, nessuno lo è. Ricordo nel 1987 un grande saggio del professore Paul Kennedy, in cui era stata già predetta una fine dell'egemonia statunitense, famoso libro Ascesa e declino delle grandi potenze. Quindi già tante altre volte gli Stati Uniti sono stati dati per in declino e poi. Però quello che stiamo vedendo in questo periodo è un inedito allineamento russo, cinese, iraniano, per certi versi anche turco, che sembrano tutti avere un connotato comune: si sono stufati degli Stati Uniti egemoni del mondo. Stamattina sempre Friedman ci ha invitato ad avere pazienza ed essere indulgenti. Ha detto: cercate di capirci. Noi siamo sì un impero, ma siamo molto giovani. Sentire Friedman, gli Stati Uniti non sono nati il 4 luglio del 1776, ma il 5 maggio del 2004. Cioè gli Stati Uniti, come lui ha detto, hanno 14 anni, sono un adolescente in tempesta ormonale, che quindi per chi ha dei figli può perfettamente capire cosa accade a un adolescente in tempesta ormonale. Dà un po' fastidio, è irrequieto. E capita talvolta, almeno venendo io da Roma, ogni tanto quando qualcuno si comporta così a Roma, poi c'è qualcuno che dice: non mai rotto veramente. E essenzialmente si sta determinando questo gruppo di stati che non è che hanno un filo conduttore comune, se non il fatto di contestare una certa visione del mondo e una certa egemonia. Stamattina Suslov, il nostro ospite russo, ha detto in un modo molto tranchant: stiamo avvicinando alla fine di 500 anni di egemonia occidentale. Fermandoci al Medio Oriente sempre, perché questo è il nostro luogo di esame, se noi dovessimo andare a vedere qual è stato l'ultimo successo diplomatico statunitense nella regione, escludiamo l'accordo sul nucleare di 3 anni fa, noi per avere un vero e proprio significativo successo diplomatico dobbiamo tornare al 1978 con un presidente, 78-79, un presidente criticatissimo che si chiamava Carter, la pace di Camp David.
Da allora in poi tutta una serie di tentativi andati male, finiti male, gestiti peggio, per poi arrivare al 2015 in cui c'è voluta appunto Obama e la sua perseveranza e di Kerry per arrivare all'accordo con l'Iran. E quindi c'è questa tentazione per noi europei, per noi di tendenza americana a risolvere i problemi in modo muscolare. Obama, criticatissimo anche lui, io sono uno di quelli che lo critica meno, disse una volta una frase molto importante in cui nel suo tentativo di tentare di educare non il popolo americano, ma l'establishment americano, Obama disse: siccome noi siamo quelli che hanno il martello migliore, non significa che ogni problema che ci si paventa sia un chiodo e lo dobbiamo schiacciare. Era un modo molto elegante, fine, di dire: ma insomma non è che noi possiamo risolvere ogni problema con i bombardieri e con i droni, perché questa non è una strategia. Cioè, è come se gli Stati Uniti il motto cartesiano l'avessero comunque completamente cambiato da penso quindi esisto a bombardo quindi esisto. E questa è una cosa che determina ovviamente un disagio e un imbarazzo. Oggi abbiamo una situazione nel Medio Oriente dove prima eravamo tutti pronti a guardare che cosa diceva Washington, adesso ci stiamo, rivolgendo a una situazione in cui guardiamo alla Russia, guardiamo alla Turchia, guardiamo all'Iran. E questo è un cambiamento non da poco. Ora, e questo rapidamente anche per lasciare spazio agli altri, che fisionomia sta assumendo il Medio Oriente? Il Medio Oriente sta assumendo una fisionomia che io ho sempre considerato in tre fasce, da poco. Questa è una bellissima cartina che ovviamente ha fatto la redazione di Limes, che io ho sfigurato ignobilmente tentando di tracciare alcune righe per evidenziare le tre fasce che il Medio Oriente in cui secondo me si sta disponendo. Una fascia turca neo-ottomana a nord, in cui ci sono gli interessi della Turchia, una fascia centrale che è quella animata dall'Iran, dall'Iraq sciita, dalla Siria di Assad, dal Libano di Hezbollah, che è il gruppo di paesi che si oppone all'egemonia statunitense, e una fascia sud composta da Egitto, da un inedito allineamento in cui c'è l'Egitto, l'Arabia Saudita, i paesi del Golfo e Israele, preoccupato dell'Iran e dei suoi, come dire, compagni di merenda, che invece vi si oppone. E quindi è lungo questi tre assi, questi assi orizzontali, che il confronto geopolitico e le dinamiche politiche del Medio Oriente si vanno, come dire, definendo. Naturalmente si stanno determinando due assi che vengono chiamati: uno è l'asse della resistenza, appunto quello che ho appena descritto, l'Iran, l'Iraq, ovviamente la Siria di Assad, Hezbollah, e sotto c'è un asse che così convenzionalmente lo chiamiamo asse della restaurazione, cercare di impedire che i rivoluzionari, quindi gli sciiti o chi per loro, cambino la fisionomia della regione, come si sono messi in mente di fare sin dalla rivoluzione iraniana nel 1979. E Russia e Stati Uniti che si trovano a confrontarsi con questa situazione in cui talvolta si ha l'impressione che l'asse della resistenza, quello centrale, sia in qualche modo, ci sia un leading from behind da parte della Russia in alcuni casi, mentre dall'altra parte l'asse della restaurazione, Arabia Saudita, Egitto, Israele, Stati Uniti, certe volte non si capisce effettivamente chi sia la guida. Certe volte tutti pensano che sia gli Stati Uniti a guidare l'asse, molto spesso poi arrivano tutta una serie di informazioni giornalistiche in cui invece c'è un'azione di lobby verso Washington e sembra che Washington invece di guidare sia guidata o sia trascinata, con tutta una serie di dibattiti interni all'amministrazione americana in cui praticamente non si riesce a capire, come stamattina diceva Friedman, ma noi qual è la politica americana nella regione? Io istintivamente Trump, nell'essere un po' così, talvolta sembra rozzo, ha twittato una volta: abbiamo speso 7.000 miliardi di dollari in Medio Oriente per non arrivare a alcun risultato. Quindi istintivamente, che finora l'avventura americana in Medio Oriente si sia rivelata fallimentare,
Questa sensazione lui la ha, ma però si scontra con un establishment statunitense che continua a ragionare in un modo diverso, in un modo in cui ovviamente l'Iran è visto come il demonio da abbattere. L'accordo sul nucleare faticosamente raggiunto da Obama deve essere cestinato. Perché? Perché è un accordo che non si occupa del comportamento iraniano nella regione. L'accordo non aveva mai avuto questa finalità. E se non ha coperto questi aspetti del comportamento iraniano, è principalmente perché gli Stati Uniti, quando si iniziarono i negoziati, disse: discutiamo soltanto di nucleare. Gli iraniani presentarono una proposta famosa nella primavera del 2003, erano pronti a discutere di tutto. Gli americani dell'epoca, alcuni di quelli sono quelli che oggi consigliano Trump, dissero: ma non ne vogliamo neanche sapere. Avevano appena vinto in Iraq, quindi si sentivano con il vento in poppa, e quindi da questo punto di vista non erano disponibili a prendere in esame questa possibilità. Ecco, questo è lo scenario in cui noi ci stiamo confrontando, in cui oltre ai problemi geopolitici ci sono anche dei problemi, ci tengo a sottolinearlo, culturali, di comunicazione, di tolleranza, di mutuo reciproco riconoscimento. Qualche giorno fa io ho assistito allibito, dopo che c'era stato l'attacco dei gas, il presunto attacco chimico, l'attacco chimico in Siria, l'ex capo della Royal Navy, intervistato dalla BBC. Parlo della BBC, quello che dovrebbe essere, come dire, il faro di tutti i giornalisti in termini di, come dire, deontologia professionale. E questo ammiraglio si era permesso di esprimere un qualche dubbio tecnico sulla possibilità che ci fosse stato veramente un attacco chimico o che l'attacco fosse stato condotto secondo certe modalità. Il moderatore della BBC gli dice: ma scusi, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Noi stiamo conducendo una guerra informativa contro la Russia e contro la Siria e lei viene qui a dire queste cose? Io, se fossi stato il capo della BBC, il moderatore, l'avrei licenziato seduta stante, perché BBC deve fare informazione, gli organi di stampa non devono prendere parte alle guerre informative. Oggi purtroppo, tranne un'isola felice come questo, un dibattito sereno e civile su queste questioni non è più possibile. Se c'è qualcuno che negli Stati Uniti inizia a dubitare in un modo così scientifico, oggettivo, accademico, della circostanza che la Russia abbia inquinato le elezioni presidenziali americane, viene immediatamente etichettato come un qualcuno al servizio del Cremlino. Qui c'è il New York Times di oggi: banished by Israel for thinking differently, bandito da Israele per aver pensato in modo differente. Non stiamo parlando di un fascino russo, stiamo parlando di una professoressa della Columbia University di New York che doveva andare in Israele a fare un dibattito e che è stata detenuta per 14 ore all'aeroporto di Tel Aviv e poi rispedita indietro perché le sue opinioni sulla questione israelo-palestinese non erano gradite. Capite che la situazione veramente sta sfuggendo di mano. Siamo arrivati a una situazione in cui, mi dispiace doverlo dire, me ne sono occupato tantissimi anni con tantissimi amici israeliani, discutere la questione israelo-palestinese e manifestare una critica anche pacata su alcuni comportamenti delle forze armate israeliane espone la persona al rischio di essere accusato di antisemitismo. E l'antisemitismo è una cosa così importante, così seria, così grave, con un'implicazione storica così pregnante, importante, che non può essere utilizzata un tanto al chilo in ogni dibattito, in ogni situazione. È una cosa seria, va usata seriamente e non annegata in un dibattito in cui rischia di essere, in alcune circostanze, addirittura ne viene sminuita l'importanza e il valore che invece è enorme e dovrebbe essere tutelato. Ultimo e chiudo, c'è, quando ho detto prima, un problema culturale, è un problema culturale che noi occidentali cominciamo ad avvertire, ma non è un problema culturale che è nato oggi,
temo sia connaturato al nostro DNA. È qualcosa che risale al V secolo avanti Cristo, ai greci, a Eschilo, alla tragedia greca, i persiani. C'è la sensazione che noi occidentali, che siamo sicuramente il miglior modello di sviluppo, il miglior modello di esistenza finora prodotto sulla faccia della Terra, abbiamo bisogno, un bisogno patologico, di un nemico che ci aiuti. È finito il mio tempo. Che ci aiuti a rafforzarci nella nostra convinzione di essere i migliori. L'asse del male, l'altro, l'Oriente, il barbaro. Sembra che non siamo sicuri di noi stessi e quindi andiamo a cercare ovunque un nemico che è talmente, in alcuni casi, esageratamente descritto come un qualcuno che è così lontano da noi, che ci aiuta a dire: eccoci, noi siamo così, siamo migliori, e siamo sempre alla ricerca di questo rafforzativo della nostra cultura e della nostra identità. Ed è un qualche cosa che, insomma, ci siamo cresciuti con questa cultura, almeno la mia generazione. I film di Hollywood, che cosa è stata Hollywood per decenni? Che cosa ci ha rappresentato Hollywood? Noi, arrivano i nostri, i cowboy, noi siamo i buoni, arrivano gli indiani cattivi. Gli indiani adesso sono quelli dell'Oriente, o l'arabo, o il musulmano, o chiunque. Ed è un qualche cosa in cui la tendenza che ha, dimostriamo, l'80% dei film che vengono prodotti ci portano a pensare che i problemi si risolvono con una pistola sparando. E molta gente la distinzione tra la fiction e la realtà non la fa. Gli arabi vengono rimproverati di non distinguere tra realtà e sogno. Ho il timore che certe volte questa cosa sta accadendo anche da noi. Ecco quindi che c'è un clima avvelenato che andrebbe svelenito. Abbiamo dei prossimi appuntamenti nel mese di maggio, in cui ci sarà la decisione Trump sull'Iran. Domani ci saranno le elezioni in Libano, poi ci saranno le elezioni in Iraq e poi Trump dovrà prendere questa decisione, dovrebbe teoricamente presentare un nuovo progetto di pace israelo-palestinese che tutti temono possa essere un diktat e quindi ci saranno probabilmente ulteriori tensioni. E quindi noi con gli americani abbiamo discusso per anni e dopodiché soltanto qualche giorno fa io mi resi conto perché gli americani non riescono ad avere una posizione di critica contro Israele. Lo capisco, la comunità di valori, la visione condivisa, la democrazia, tutto vero. Ma in fin dei conti per un americano andare a contestare agli israeliani la questione palestinese è come negare la propria storia. Perché la storia americana che cosa è stata? I nativi americani che sono stati messi e confinati nelle riserve. E poi c'è stato il progresso. E diciamo che le enclave palestinesi sono delle riserve, a tutti gli effetti. Ovviamente sono due situazioni distinte, c'è tutto un percorso storico, c'è stato un olocausto, c'è un diritto ancestrale degli ebrei a quella terra, però la modalità è la stessa. Io penso di aver sforato sicuramente il mio tempo e quindi vi ringrazio per l'attenzione e coglierei l'occasione per dare la parola al Marco Ansaldo, giornalista, grande esperto di Turchia, che ci aiuterà a capire, avrà un compito altrettanto difficile di quello che ha avuto George Friedman stamattina nel cercare di spiegarci Trump e cosa vuole Trump. Nel suo caso, trattandosi di Turchia e quindi della fascia turca del Medio Oriente, cercherà di spiegarci che cosa vuole Erdogan. Grazie. Grazie a Marco Carnelos e alla sua introduzione molto stimolante. Dal mio punto di vista la Turchia è uno dei responsabili di questo innalzamento della tensione che viviamo in Medio Oriente. Io vivo in un paese dove da pochi giorni è stato elevato per la settima volta lo stato d'emergenza dopo
il tentato golpe del 2016 contro Recep Tayyip Erdogan, e quindi la tensione in questo paese si avverte. Ricordo gli anni 90, la cavalcata economica anche della Turchia nel 2000, e oggi invece si vive un'atmosfera completamente diversa. Basta vedere, andare per le strade a Istanbul, per non parlare da Ankara o nel sud-est del paese, e vedere le facce dei turchi. Facce che hanno paura, c'è un'atmosfera cambiata. Naturalmente il paese continua a essere meraviglioso, bellissimo, adesso si aprirà la stagione turistica sperando che molti turisti vadano, ma la paura, la tensione è forte, si sente. E anche perché è un paese dove ci sono in atto due guerre, una nel sud-est dell'Anatolia, il cosiddetto Kurdistan. È una guerra ormai endemica, dura dal 1984, tra le forze armate di Ankara e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, fondato da Abdullah Öcalan, il PKK. Ed è una guerra ciclica, è una guerra che fa morti ogni giorno, una guerra di bassa intensità, ma basta aprire ogni giorno Hürriyet o Milliyet e si vedono i funerali dei cosiddetti martiri, cioè i soldati turchi. Non si parla mai dei combattenti curdi uccisi, eppure sono, ogni giorno c'è la conta, per quanto si possa lavorare in maniera indipendente nel sud-est dell'Anatolia, dell'una e dell'altra parte. Ed è una guerra che nel corso degli anni intanto ha fatto 40.000 morti, ma è una guerra che si è tentati anche di fermare, di stoppare. Soltanto pochissimi anni fa ci fu non soltanto una tregua, ma ci fu un tentativo di pace tra le due parti, e però a un certo punto Erdogan decise comunque di continuare a bombardare e la guerra è ripresa. E questa è la guerra interna che vive la Turchia. Poi c'è la parte a sud, la guerra nuova. Ricordiamo questa operazione che è scattata il 20 gennaio con questo nome singolare, Ramoscello d'Ulivo. E nel giro di due mesi le forze armate turche sono entrate in Siria e hanno preso la città di Afrin, la città difesa dai curdi. Ormai i turchi sono stabili in questa parte nord della Siria e il loro intendimento è quello di proseguire, di andare avanti fino all'Eufrate, oltre, fino alla città di Manbij, che è una città molto importante perché anche quella è difesa dai curdi, ma lì ci può essere una questione, una frizione, perché c'è una base americana e allora i turchi hanno già chiesto agli americani di sloggiare da questa base. Ecco le differenze poi che ci sono in Occidente, già all'interno di alleati della NATO. E quindi capite che un paese che vive due guerre attualmente è un paese che si coniuga già tutto nel nostro titolo di oggi, perché le guerre non finiscono in Medio Oriente. Poi c'è un paese che ha delle tensioni politiche molto forti. Intanto vi devo dire che possiamo criticare molto Erdogan da tanti punti di vista, ma sicuramente non da quello di essere un animale dal fiuto politico di primissimo livello. Io l'ho visto in azione diverse volte, ma ricordiamo tutti a gennaio scorso, quando ci fu la questione dello spostamento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, come Erdogan, che nonostante tutto non era esattamente in buoni rapporti con Papa Francesco, ha alzato il telefono e si è fatto ricevere in Vaticano, facendosi paladino del mondo musulmano su questo problema. E possiamo parlarne male, ma sicuramente, come facciamo, come siamo molto critici sui giornali, fin quando ci terranno lì, ma sicuramente è un leader che ha cambiato il volto della Turchia. I turchi vivevano fino agli anni 90, almeno quando sono arrivato io, come siriani, oggi vivono come spagnoli.
è cambiato proprio, sì, l'atmosfera del paese, ma anche il modo di vivere. Adesso c'è una questione diversa. Adesso l'economia va male, ecco perché Erdogan ha chiamato elezioni. E da grande animale politico, che cosa ha fatto soltanto pochi giorni fa? Ha deciso che le elezioni del 2019, che erano 3, legislative, presidenziali e amministrative, forse erano un po' troppo lontane e rischiose per lui. Che cosa ha fatto? Ha convocato immediatamente elezioni, che si terranno fra un mese e mezzo, il 24 giugno, che sono elezioni legislative che andranno a lui e presidenziali su cui forse c'è da disputare. E anche su questo caso c'è un esempio emblematico che posso farvi. L'opposizione pensava a una mossa straordinaria, cioè quella di candidare tra le proprie fila, Abdullah Gül. Abdullah Gül è il predecessore come presidente della Repubblica di Recep Tayyip Erdogan. Ha fondato con lui il partito conservatore di ispirazione religiosa, però essendo un moderato ha manifestato negli ultimi anni molti dissapori, il suo malcontento per questa deriva autoritaria di quello che una volta considerava suo fratello, come si sono chiamati più volte pubblicamente. Ebbene, l'altro giorno che cosa è successo? Che Ibrahim Kalin, il Marco Carnelos conosce, che è il consigliere per la comunicazione, uomo molto importante, di Erdogan, è andato insieme al capo del capo di Stato Maggiore, Hulusi Akar, quindi numero uno delle forze armate, a casa di Abdullah Gül. Si sono parlati nelle segrete stanze, non si sa che cosa sono detti, ma il giorno dopo Abdullah Gül, che doveva annunciare alla stampa qualche cosa di molto importante, esce fuori, non accetta domande e dice: signori, non ci sono le condizioni per me di candidarmi, non si è trovato un consenso nell'opposizione sul mio nome, io non mi candido, grazie. Ora, voi pensate di stare in un paese dove arriva il capo delle forze armate e va da il probabile candidato dell'opposizione e gli dice qualche cosa. Noi sappiamo, no, degli avvertimenti che arrivano dai militari, sappiamo di un paese che ha conosciuto molti golpe negli ultimi decenni della storia, eppure questa mossa sarebbe stata straordinaria. No, un cavallo di Troia nel campo del partito islamico che spacca il partito e mette in difficoltà seriamente Erdogan, che invece avrà candidati presidenziali suoi sfidanti più agevoli da affrontare. E quindi pensate anche a un paese dove i militari, che per Costituzione sono i guardiani laici, scusate, i guardiani della Costituzione, per Costituzione sono i guardiani della laicità dello Stato, si trasformano oggi in guardiani del partito conservatore islamico al potere. E in questo passaggio, in questa ambiguità, questo passaggio dei militari di consegne da se stessi a se stessi, ma in modo davvero emblematico, davvero sorprendente, dobbiamo chiederci anche la Turchia oggi dove va e che cos'è e che cosa vuole fare e dove vuole andare. Perché la Turchia oggi noi non sappiamo da che parte stia. Allora, formalmente la Turchia è all'interno della NATO, è stato un nostro, fin dal 1952 è stato un alleato formidabile, il bastione nel fianco sud-est della NATO che doveva contenere il pericolo che arrivava da quella parte. Oggi la Turchia fa accordi, intanto diplomatici, con la Russia di Putin e l'Iran di Rouhani, accordi diplomatici sulla Siria, che cercano bene o male, forse anche giustamente dal loro punto di vista, di oltrepassare, di bypassare il fatto di non riuscire ad arrivare a una pace in Siria. Ma non c'è dubbio che sarà una pax firmata da Mosca, da Teheran e da Ankara, quello che si può profilare in questa nuova triplice alleanza che Erdogan, Rouhani e Putin hanno siglato recentemente a Istanbul, il mese scorso. E poi ci sono accordi di tipo militare, a
ancora più problematici. Oggi Erdogan acquista missili da Putin, missili che non sono compatibili tecnicamente con il sistema dell'Alleanza Atlantica e quindi tecnici russi dovranno andare in Turchia per sistemare e rendere compatibili questi missili. Voi capite? Ecco qui, parlavamo prima di questioni epiche, un altro cavallo di Troia, ma forse questa, da questo punto di vista ci tocca molto, un cavallo di Troia che significa la Russia che entra direttamente nel campo dell'Alleanza Atlantica. E quindi ecco perché è lecito chiederci dove va la Turchia, che cosa è oggi. Un quarto e ultimo elemento che vorrei evidenziare è al tempo stesso l'isolamento occidentale della Turchia, e non è indifferente. Allora, tante volte qui a Genova in passato abbiamo parlato, e proprio sotto il cappello di Limes, della teoria della profondità strategica tirata fuori dal consigliere di Erdogan, Ahmet Davutoğlu, poi diventato suo ministro degli esteri, poi diventato suo primo ministro. Io ricordo durante il periodo delle elezioni ad Ankara, altrove, le facce di Erdogan e Davutoğlu insieme, poi a un certo punto Davutoğlu non ha più funzionato, oggi è sparito completamente. Ma allora il suo pensiero era molto in voga ed era quello della cosiddetta profondità strategica della Turchia, ma soprattutto quella, la teoria dello zero problemi con i vicini. È una teoria che ha fallito completamente. Oggi la Turchia ha non solo problemi con i suoi confinanti, Grecia, Bulgaria, Iran, Iraq, Siria, Cipro, ma nella fascia esterna ha problemi con tutti. Guardiamo al caso di Israele che veniva accennato prima. C'era un'alleanza formidabile negli anni 90, un asse militare straordinario tra Israele e Turchia, completamente saltato. Oggi Benjamin Netanyahu e Recep Tayyip Erdogan si litigano quasi tutti i giorni sulla questione della striscia di Gaza. Sei un terrorista, sei un macellaio. E l'alleanza con Israele ovviamente oggi è saltata. Non solo questo, ma guardiamo l'Europa. Nel 2005 la Turchia è diventato paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea. E poi vediamo che fine hanno fatto i negoziati. Molta responsabilità è stata sicuramente dei grandi paesi europei, molta responsabilità è stata delle forze estreme in Turchia, ma oggi vediamo che i negoziati sono bloccati. È stato chiuso un solo capitolo negoziale su 33. E il sogno della Turchia di entrare in Europa, almeno sotto questa amministrazione, diventa davvero molto complicato. E vediamo anche il problema che abbiamo sulla questione che ci tocca da vicino dei migranti. Io ho visto il mese scorso a Varna, in Bulgaria, sul Mar Nero, la riunione, l'incontro fra i leader europei, Juncker e Tusk, e dall'altra parte Erdogan, con il rilascio, il via libera definitivo dei 3 miliardi più 3 per i profughi, questione che di cui la Turchia si sta occupando in maniera molto seria a sud. E le facce di Tusk e di Juncker erano, diciamo, uno più duro, l'altro più consapevole di poter aprire comunque la Turchia, dicendo: ma no, ha detto Juncker, noi siamo favorevoli al vostro ingresso, ne riparliamo. E Erdogan, che prendeva finalmente, aveva il via libera per prendere quei 6 miliardi di euro che ogni paese comunitario gli darà, ha detto: noi speriamo finalmente di riuscire ad appianare le nostre divergenze e di non avere più problemi in futuro, cerchiamo di avere basi nuove con l'Europa. Sono passati 3 giorni e gli attacchi di Erdogan nei confronti dell'Europa sono ricominciati. Gli Stati Uniti, che ricordavamo prima, c'era una grande speranza da parte di Ankara che con il cambiamento dell'amministrazione da quella Obama a quella Trump ci potesse essere una delle agevolazioni, ci potesse essere finalmente una Turchia che potesse parlare a tu per tu con l'America bene, non avere soltanto problemi. È stata una disillusione totale.
Oggi Erdogan ha molto a che dire contro gli Stati Uniti, perché non rilasciano, non estradano Fethullah Gülen, che come voi sapete è l'imam accusato da Ankara di aver organizzato il golpe del 2016, e gli Stati Uniti sono uno Stato di diritto e ovviamente di fronte a prove che non si manifestano non consegnano Gülen, che si trova rifugiato in Pennsylvania. Ma soprattutto per quanto riguarda la Siria, il litigio riguarda i curdi. Gli Stati Uniti, nell'ambito dell'alleanza occidentale, ovviamente tengono al fatto che i curdi siano gli alleati su cui contare nel contenere il pericolo che arriva dal cosiddetto Stato, dal sedicente Stato islamico, l'ISIS. Opinione diversa invece la Turchia di Erdogan, che combatte quotidianamente i curdi, e oggi c'è consenso elettorale su questo, perché Erdogan va a elezioni proprio per capitalizzare il consenso che ha nel paese nel combattere non i curdi, ma i terroristi, come li chiamano. Consenso che c'è all'interno del suo partito conservatore islamico, all'interno dell'alleato del partito, che sono il Movimento di Azione Nazionalista, che sono i vecchi lupi grigi dell'attentato a Giovanni Paolo II, li ricordiamo. E consenso che arriva anche nell'altro schieramento politico, il Partito Repubblicano. Se oggi si parla con un seguace, un elettore del Partito Repubblicano, dice: il Presidente ha ragione, perché quelli sono terroristi e vanno combattuti. Quindi gli unici a difendere i curdi sono gli esponenti del partito filocurdo, i cui leader oggi sono quasi tutti in prigione. Per chiudere l'argomento e dell'isolamento della Turchia, problemi ci sono anche all'interno dei paesi arabi. Oggi i paesi arabi si schierano da qualche tempo contro il Qatar, accusato di finanziare il terrorismo. La Turchia si è alleata con il Qatar. Qatar, che viene escluso addirittura dagli altri paesi, Arabia Saudita, Oman, Emirati Arabi Uniti, dalle manifestazioni sportive che vengono organizzate. E il Qatar sarà il prossimo organizzatore dei mondiali del 2022. Ecco quindi perché parlo di isolamento occidentale e non solo della Turchia nel mondo. Voglio andare alla conclusione. A questo punto è chiaro che sulla Siria Iran, Russia e Turchia pensano di arrivare a una spartizione del paese, con la Turchia che prenderà la fascia nord da Aleppo fino all'Eufrate, controllandola direttamente dalle proprie forze armate insieme all'esercito libero siriano, loro alleato. Chi sarà a pagare tutto questo? Nel breve medio termine saranno i curdi che ci hanno difeso a Raqqa, che ci hanno difeso soprattutto a Kobane, no? Contro la possibile avanzata del sedicente Stato islamico. E non hanno copertura aerea di nessuno, non hanno le corazzate di Assad, non hanno il fanatismo dei jihadisti, sono quindi l'anello più debole all'interno della Siria. Ecco, io credo che, concludo, che il silenzio occidentale nei confronti dei curdi sia molto colpevole, perché oggi pagheranno loro, io temo che un domani a pagare di questa guerra, di queste guerre, sarà poi davvero l'Occidente. Grazie. Grazie. Ringrazio Marco Ansaldo, che ha brillantemente aggiunto tutta una serie di spunti di riflessione, ponendo l'accento su un paese che ha un ruolo critico e che nel Medio Oriente, che stiamo osservando in alcune circostanze, potrebbe addirittura rappresentare un ago della bilancia nell'ambito delle sue intese a geometria variabile, che potrebbe decidere di fare nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Con il Qatar, sta pendendo dalla parte del Qatar, in un'altra circostanza ha un costante raccordo con Russia e Iran. Quindi chiaramente la politica di un paese che si sta lasciando tutte le strade aperte e che è alla ricerca di una collocazione.
Vorrei adesso dare l'opportunità a un altro studioso giornalista sul campo, Lorenzo Trombetta, che è a Beirut ma copre tutta la regione in un modo brillante da tanto tempo e che ha seguito nel corso del tempo il più sanguinoso conflitto che stiamo sperimentando nella regione, che è quello siriano, e che comunque non darà soltanto una visione di quello che sta accadendo in Siria, perché è il principale teatro di confronto, ma cercherà di porlo in una prospettiva, in un contesto molto più ampio, teso sempre a dare una possibile risposta al quesito di questo panel: perché le guerre non finiscono mai? Lorenzo, perché non finiscono mai? Mi sposto lì che c'è la presentazione. Ah sì sì, vieni. Buonasera a tutti, grazie all'IMES, a Palazzo Ducale e alle persone che mi sono accanto. Questa domanda mi ha stimolato dei pensieri che vanno al di là della questione siriana. E la questione siriana di solito mi accompagna, perché occupandomi di Siria da 20 anni, quando poi è scoppiato il confronto, anche sanguinoso, da molti anni, sono stato chiamato in causa più volte e sull'IMES online, sul cartaceo di l'IMES, seguo da vicino la questione siriana, ma anche perché vivendo in Libano sono abituato a non avere molte certezze. Il Libano è un paese che soltanto i neofiti pensano di aver capito. La prima settimana che si sta in Libano si ha l'idea di essere in un paese molto complicato. Conosco persone, anch'io sono caduto nella trappola, dopo un anno di pensare di aver capito gran parte del paese. Ma invece, superata questa collina di ottimismo, poi ci si avvia in un percorso verso l'ignoto, per cui più si sta in questo paese più in qualche modo si riconosce di aver capito molto poco, e quindi è un continuo tastare le pareti in una stanza buia. E quindi è un esercizio quello di mettere in discussione certe categorie, come Medio Oriente, come mai o sempre, che sono costretto a fare ogni giorno e che il racconto della questione siriana mi ha abituato a fare. Ecco perché oggi non racconterò in modo geopolitico, in modo freddo, quello che sta avvenendo in Siria, a che punto siamo con la questione siriana. I miei colleghi lo hanno già in qualche scenario anticipato, ma proverò a sparigliare qualche carta e usando gli strumenti che più mi sono a cuore: la cronologia, quindi la storia, e la geografia. Se noi prendiamo una cronologia degli ultimi 70 anni, effettivamente la regione che possiamo definire grosso modo con Medio Oriente effettivamente è una regione dove le guerre a vari livelli sono sempre presenti, ma 70 anni sono pochi nella storia, non soltanto del Medio Oriente, che non è un'eccezione, non possiamo fare orientalismo, nel Mediterraneo orientale, che è il Mediterraneo nostro. 70 anni è una porzione anche piccola, e vivendo in quell'area sono abituato a considerare la storia e i meccanismi della storia come frutto di un processo. Prima di tutto ho cominciato a chiedermi: ma cos'è questo Medio Oriente? E in maniera molto banale, senza aver fatto corsi di storia specifici su questo, chiunque oggi può rendersi conto che la definizione di Medio Oriente è una definizione innanzitutto moderna, che nasce in un determinato periodo storico, nasce a metà del 1800, quindi siamo in un contesto estremamente vicino a noi, perché appunto non siamo qui a fare attualità, siamo qui in un contesto di approfondimento. E quando nel 1850 l'impero britannico, per ragioni politico-militare, comunque crea questo termine, parliamo dell'altro ieri. Ed è una regione che è stata descritta come Medio Oriente da vari attori, e sempre la definizione di Medio Oriente ha un uso politico. Per esempio, l'impero britannico che cercava di arrestare l'avanzata prima zarista, poi prussiana, verso l'Oceano Indiano. E questo era uno delle definizioni di Medio Oriente già sempre per opera britannica, tra le due guerre.
ma la dottrina Eisenhower definisce nel 1957 un altro tipo di Medio Oriente, perché dal punto di vista americano di quell'epoca aveva un'altra configurazione. Questa è una carta degli anni, dei primi anni 70, rappresenta una visione sovietica del Medio Oriente. Anche qui i confini che sono disegnati e che contengono la parte in grigio sono dei confini diversi da quelli delle definizioni precedenti. E questo invece è il grande Medio Oriente di cui abbiamo tanto raccontato anche sull'IMES con la seconda amministrazione americana di George Bush, e abbiamo dall'Atlantico, non soltanto dall'Atlantico al Golfo, come si dice per quanto riguarda il mondo arabo, ma abbiamo dall'Atlantico all'Oceano Indiano, in particolare con il verde più chiaro abbiamo l'Asia centrale. Serviva in quel momento parlare di grande Medio Oriente con questa configurazione. Facciamo un esercizio che sull'IMES ho avuto la fortuna di fare spesso, sin dall'inizio, da quando nel 2001 ho scritto il mio primo articolo, metterci nella posizione dell'altro, perché se non capiamo l'altro possiamo fare mille analisi ma rimarremo sempre prigionieri delle nostre categorie, alla fine non spieghiamo che per quanto riguarda il mio lavoro di giornalista è l'essenza. Questa è una mappa occidentale in una lingua occidentale che racconta la storia dell'espansione arabo-musulmana che nel nostro Medioevo, le categorie sono nostre, l'oro non era ovviamente il Medioevo, era la realtà dell'oro, che riguarda un'area che forse assomiglia molto al grande Medio Oriente disegnato da Bush. Questa è una carta invece in arabo, anche molto dozzinale, mi scuso con Laura che è qui, ma racconta una divisione fra Oriente e Occidente all'interno del mondo arabo. Oriente e Occidente visti da chi? Certo non da noi. La linea che divide la Libia dall'Egitto è l'Imes, che secondo l'altra parte del Mediterraneo, che sono i nostri vicini, divide il Mashrek dal Maghreb. Arriviamo all'oggi, facciamo una brevissima immersione in quello che forse vi aspettavate, un'analisi di dove sta andando la guerra siriana. In particolare mi riallaccio ad alcune sollecitazioni che Marco Carnelos e Marco Ansaldo hanno già dato. Abbiamo un'influenza iraniana dal Mediterraneo all'altopiano iranico, ho segnato lo Yemen come uno dei luoghi dove l'Iran più o meno cerca di avere un ruolo. Abbiamo un'influenza saudita e una presenza saudita che dal punto di vista saudita, perché qui in Italia c'è il partito anti-Erdogan, c'è il partito anti-saudita, ognuno ha i suoi partiti, però appunto proviamo a fare un po' gli avvocati del diavolo. Dal punto di vista saudita c'è un accerchiamento iraniano, qui nessuno difende quello o quell'altro attore, ma la politica di Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, che si appresta a diventare il futuro re saudita, il più giovane monarca della regione, è una politica che va compresa, non può essere etichettata soltanto come appunto una politica muscolare, aggressiva e repressiva. Sfido chiunque a trovare un leader della regione che non reprime i diritti dei suoi sudditi. Ma dal punto di vista saudita c'è un accerchiamento, e la crisi col Qatar che avete raccontato poco fa, secondo Riyadh, fa parte di quell'accerchiamento. Ma abbiamo un'evidente influenza preponderante russa nel Mediterraneo orientale, e con le sue alleanze, con Israele, con l'Arabia Saudita, con l'Iran, con la Turchia, nella presenza militare diretta in Siria, il ruolo anche diplomatico-politico positivo dal punto di vista di Mosca nella questione irachena, non può non avere oggi un ruolo assolutamente da protagonista, che contrasta invece con il tentativo, ne abbiamo sentito parlare tanto in questi giorni, degli Stati Uniti, che comunque hanno un piede tramite l'Alleanza Atlantica nell'Anatolia e che strategicamente eredi dell'impero britannico guardano non tanto alla Siria e al Mediterraneo, ma guardano a est. Il mare di riferimento è il Golfo, che porta poi all'Oceano Indiano, dove poi tra l'altro è la quinta flotta, se non sbaglio, oggi ne parlavate. E questo anche per far capire l'orientamento di quanto la Russia guarda alla Siria per il Mediterraneo orientale. Gli Stati Uniti guardano alla Siria orientale perché è l'appoggio sull'Iraq, che è il vero fuoco strategico degli Stati Uniti, che per un'esigenza strategica secolare. Ci sono delle linee di tensione, anche qui Laura mi perdonerà per questi scarabocchi che ho fatto, ma non ho avuto tempo di coinvolgerti.
delle linee di tensione dove queste sfere si incontrano, ma non ci sono soltanto tensioni. E non possiamo ridurre il tutto ovviamente a una questione confessionale, sunniti contro sciiti. L'elemento confessionale è uno degli elementi, ne abbiamo parlato tanto oggi nella mostra, ma non è soltanto quello. Le convergenze di interesse ci sono anche tra Hamas e Teheran. Ma come? Hamas, Fratelli Musulmani, sono sunniti. Perché la Turchia non è alleata di Hamas, così come lo è l'Iran? Ci saltano un po' le categorie se pensiamo di ridurre tutto a sunniti e sciiti. Si parlava di convergenze di interesse variabili. L'esempio è uno dei tanti. Si è citata l'alleanza fra la Turchia e il Qatar. L'appartenenza o il sostegno alla fratellanza musulmana internazionale di Doha e di Ankara è un elemento che è da collante, va ricordato questo. Questo è un diagramma che può sembrare complesso, complicato, una forma di spaghetti per chi lo legge da lontano, ma se noi seguissimo le linee troveremo che sono più o meno accurate. La realtà è più complessa di una lettura confessionalista della questione medio orientale. Ci sono tanti poi altri diagrammi che non vi sto adesso qui a illustrare, che raccontano ognuno una lettura estremamente complessa, ma anche che prende di vista soltanto le tensioni, le alleanze di attori regionali e internazionali. Torniamo un po' alla storia, al nostro Mediterraneo, quando ancora il Medio Oriente non esisteva come categoria. Questa è una mappa del XII secolo, del nostro Medioevo, disegnata però in arabo da un geografo che definire arabo è riduttivo, Al-Idrisi. Al-Idrisi produce una serie di mappe all'interno di un lavoro che gli viene commissionato da un monarca normanno di Sicilia, Ruggero, che oggi forse definiremmo occidentale perché i normanni forse vengono inseriti nei manuali di storia d'Occidente vengono studiati meno nei manuali di storia d'araba, del mondo arabo, ma forse è una lettura anche questa un po' troppo tagliata con l'accetta, orientalistica. Possiamo definire Idrisi e Ruggero uno orientale e l'altro occidentale? Assolutamente no. La lingua di allora in quel contesto, la lingua della cultura in quel contesto di Al-Idrisi era l'arabo. E se rigiriamo la mappa, che qui è orientata nella sua versione originale con il sud in alto, se rigiriamo la mappa incominciamo a riconoscere dei tratti del Medio Oriente, ma del Mediterraneo. Ovviamente il committente era basato in Sicilia, la Sicilia è particolarmente, ha delle dimensioni abnormi, anche qui vedete la politica, come si disegnano i confini a seconda della committenza, ognuno vede il Medio Oriente a seconda di come gli fa comodo le mappe iniziali. Anche qui Ruggero vedeva una Sicilia che è grande quanto l'Abruzzo e la Lombardia messi insieme, ma quello che mi interessa è far notare che le iscrizioni, che qui sono in arabo e sono molto piccole, se si va nel dettaglio nelle altre tabule di Idrisi, si notano tutta una serie di elementi di comunanza di queste regioni, elementi di continuità socio-economica, che abbiamo evocato in questi giorni parlando di globalizzazione, di legami, e non soltanto di tensioni, di guerre, di popoli e di leader che si fanno la guerra, di sangue e di bombe. Sentivo parlare di polveriera, il Medio Oriente, Beirut, quante volte, se scrivo Beirut nell'archivio dell'ANSA trovo numerose dichiarazioni di politici italiani che parlano di depressione, di violenza, di disagio, citando Beirut, perché nell'immaginario, specie per chi si è formato negli anni 70 e 80, Beirut era il simbolo del caos. È divertente fare un piccolo libretto su come Beirut viene evocata senza parlare di Beirut, ma soltanto per dire le autobombe. Quando io dico che sono in Medio Oriente, la gente pensa che io sono in un luogo dove ci si ammazza ogni giorno. Ecco, non è così. Forse la guerra in Medio Oriente non c'è come soltanto la pensiamo, non è un luogo di morte, di violenza costante e totale. Per esempio, a proposito di storia, 70 anni sono pochi rispetto a 400 anni di un governo imperiale. Oggi si parlava della differenza fra imperialismo e imperiale. Oggi si parla anche sempre di legittimare certa politica di Ankara, di neo-ottomanesimo. Anche qui gli storici forse possono avere dei pruriti, anch'io li ho, perché è un po' troppo semplice. Io credo che Erdogan abbia poco a che fare con l'ottomanesimo, ma con tutto il rispetto per la storia ottomana, hanno dato la possibilità a una regione, e non gli ottomani come leadership, ma gli ottomani, le elite locali, le stesse potenze che erano alleate e poi rivali degli ottomani,
perché la storia è un processo di molti attori, non possiamo attribuire agli ottomani dei meriti o dei difetti. Io vengo dal Libano, dove la storiografia parla degli ottomani come degli occupanti, perché effettivamente gli ultimi anni dell'impero ottomano sono stati degli anni bui, scuri, oscuri, di violazioni, di turchizzazione, il tatrik per chi conosce l'arabo, di impiccagioni, di insurrezioni, di gente che aveva tentato l'insurrezione, ma non possiamo pensare che gli ultimi 10 anni dell'impero ottomano siano soltanto quelli, che i 400 anni di Pax Ottomana, Pax anche ovviamente col sangue, con la baionetta o con altri tipi di armi, siano stati così oscuri. Questa è una regione della Siria e del Libano, in parte del Medio Oriente, durante l'epoca ottomana, ed è una carta ottomana che raccoglie tra l'altro in turco ottomano Anatolia. È un'altra carta ottomana, e la divisione amministrativa all'interno di un impero che fino al 1918 non ha vissuto quelle guerre di cui poi noi parliamo. Forse possiamo anche discutere se far cominciare la nostra cronologia della guerra in Medio Oriente al 1948, che è la prima guerra arabo-israeliana, oppure no. Davvero, qui uno si può sbizzarrire, e la verità nessuno la può avere in tasca, credo. Ma a proposito di periodo ottomano, nella regione da cui provengo, quindi mondo arabo, questa è una carta di uno storico francese che nel 1920 fa un viaggio e si mette a raccontare e a descrivere, a cartografare tutti i collegamenti viari, infrastrutturali delle varie città della regione che oggi è il Libano e della Siria. All'epoca erano varie regioni amministrative che non si chiamavano né Libano né Siria, a un certo punto sono diventate anche Libano e Siria, ma sono delle categorie moderne e poi contemporanee. Ho evidenziato la continuità delle città della costa. Abbiamo Acri, che oggi è in Israele, con Tiro, ma anche con Tripoli, e possiamo salire e arrivare fino alla Siria. Oggi ci sono dei confini fra queste regioni. La costa contrapposta all'interno, la valle della Bekaa, la continuità storica fra la Bekaa libanese e la Galilea, e le grandi città della Siria interna, Damasco e Homs, l'antica Emesa. Questa è una carta fatta dai nostri, da un occidentale, da un francese. Poi i confini nazionali, quelli che noi oggi consideriamo intoccabili, ma hanno soltanto un secolo. Cos'è sono 100 anni? È una storia molto recente questa. Questa invece è una carta amministrativa ottomana, di come il Libano era diviso amministrativamente durante gli ottomani, e riconosciamo qui delle analogie con la carta amministrativa libanese, con la divisione amministrativa libanese di oggi nello Stato nazionale del Libano. Questa è una carta siriana, una Siria che non esiste, perché c'è il Iskandarun, la provincia turca di Hatay, annessa dai turchi nel 1939, un regalo francese, e il Golan controllato da Israele. Ma è una narrativa, le carte sono uno strumento politico. Secondo il governo siriano, la Siria questa dovrebbe essere. Questa è la Siria che invece nasce nel 1946, in seguito a tutta una serie di processi anche legati alla colonizzazione francese e alla fine della Prima Guerra Mondiale. L'accenno a Sykes-Picot, la spartizione in zone di influenza e di controllo tra britannici e francesi, anche qui 1916, si è ricordato 2 anni fa il centenario di questo accordo, e questa, ho usato una carta con dei confini internazionali estremamente spessi, proprio da mettere in risalto i confini che sono, ripeto, dei confini recenti e che forse sono parte della causa dei conflitti, delle guerre che viviamo anche oggi, perché non hanno tenuto conto di una serie di continuità socio-economiche, comunitarie, di interessi fra popolazioni che poi si sono trovate divise e che non hanno più avuto accesso a delle risorse che prima avevano, per secoli, avevano costituito una certa stabilità. Le narrative che non hanno trovato legittimità. Questa è una mappa del Kurdistan che non esiste, ma esiste per molti altri dal punto di vista almeno ideologico. Si parlava appunto dei curdi come coloro che pagheranno il prezzo. Forse bisognerebbe dire il PKK siriano, le comunità curde di Siria a ovest dell'Eufrate pagheranno un certo prezzo, quelle a est dell'Eufrate sono dei grandi vincitori per adesso. Per quanto riguarda la Siria non vedo vedo un futuro piuttosto roseo per loro. L'accordo è che la Turchia non va a est dell'Eufrate e Manbij non era curda, quindi direi che per i curdi
è un risultato più che ottimo. E i curdi, quali curdi? Perché sennò qui facciamo confusione. Il PKK siriano, che oggi è egemone nella regione nord-est della Siria, ma non è l'unica forza curda. E non sono gli unici curdi, perché la Turchia va d'accordissimo con i curdi di Erbil. Anche qui, sennò rischiamo di fare un po' troppo ideologia. La causa curda è una cosa e la lasciamo agli attivisti, ma noi che facciamo giornalismo forse dobbiamo ricordare che Erbil è uno degli alleati. Il governo di Barzani è uno degli alleati strategici di Ankara, anche rispetto a Erdogan. Un'altra narrativa che non ha trovato il posto nella storia, almeno fino adesso, è la narrativa alla rivendicazione dei diritti palestinesi. Non esiste questa rappresentazione geografica, come non esiste l'Armenia, un'altra delle narrative che in qualche modo non hanno trovato spazio, almeno fino ad ora, poi potremmo essere smentiti tra 200 anni. Noi siamo soltanto figli dell'attualità, non possiamo misurarci con il nostro piccolo metro di una vita che in fondo dura poco rispetto alla storia. E un'altra narrativa che ha provato a tentare la via della legittimità, ma non c'è riuscita. Mi ricordo un'altra bella carta di Limes, proprio in cui cercavano di raccontare come lo Stato islamico si proponeva di essere, anche qui, quanto la propaganda, ma anche le altre pure sono propagande, hanno comunque un forte elemento di propaganda. Questo ovviamente è più recente, è più facile per noi destrutturarlo, gli altri hanno delle implicazioni politiche che ci rischiano di mettere in un ginepraio ideologico, anche molto poco legato al Medio Oriente. La Siria, così colorata, divisa in territori, i curdi gialli, i governativi russi e iraniani rossi, quello che rimane delle forze antigovernative sempre più sconfitte e ormai sotto il controllo della Turchia a nord e della Giordania a sud, ma non è l'unica volta che la Siria è stata raccontata sotto forma di colori. Questa è una Siria francese degli anni 50 in cui si racconta come le varie comunità della Siria e del Libano convivevano, convivono ancora oggi. L'ho scelta perché mi ricorda questa Siria colorata che spesso raccontiamo per descrivere i conflitti, ma questa non è una carta di un conflitto. Eppure parla di un'epoca in cui in teoria i conflitti già erano in corso in Medio Oriente. E allora prendo l'ultima carta, e qui ho concluso. È un'altra carta, se vogliamo, turistica del patrimonio della Siria del Nord. Abbiamo l'est dell'Eufrate, Raqqa, abbiamo Aleppo, abbiamo la costa, abbiamo Iskenderun, Hatay, Alexandretta, chiamatelo come volete, abbiamo Hama, abbiamo anche delle parti a nord di Palmira. Sono raccontati qui in arabo e in francese, quindi diciamo è una carta che vuole essere per entrambe le sponde, le ricchezze socio-economiche, i legami culturali e i legami anche di capitale umano delle varie regioni, che in questo caso sono siriane. Questa è una carta che non è molto, molto antica, è una carta anche questa degli anni 50-60, che ci ricorda che tra queste comunità che vengono descritte in un complesso di continua guerra in cui la gente non fa altro che uccidersi e ammazzarsi, esistono dei legami che tutt'oggi, mentre parlo, la gente continua a commerciare, continua a vendere, anche i signori della guerra hanno trovato il modo di aggirare gli assedi e di fare affari, ISIS compreso, curdi compreso, Turchia, governativi, iraniani e tutti gli attori che sono oggi sul territorio vivono in un contesto assai più stratificato e sono anche loro un prodotto di un processo storico che è molto più grande del nostro. E qui Idrisi, in qualche modo, io lo terrei sempre vicino perché ci dà una sorta di viatico per ricordarci che il Medio Oriente e il Mediterraneo sono anche una lezione di partecipazione, di convivenza e non soltanto di scontro. Grazie. Ringrazio Lorenzo Trombetta e mi sono vivamente grato perché con questa brillante sovrapposizione di mappe ci ha aiutato a capire in un modo ancora più diretto quanti interessi vi siano su questa parte del mondo. Se io all'inizio vi ho mostrato una piccola mappa in cui si vedeva il Medio Oriente stretto tra queste due grandi macro regioni di consumatori di energia, Lorenzo con questa carrellata stupenda di mappe ha avuto, come dire,
è andato oltre sovrapponendo in quella piccola regione tutta una serie di interessi, di eredità storiche, culturali, religiose, eccetera, che ci aiutano ancor meglio a capire quanto quel fazzoletto di terra sia conteso e ognuno ne tragga le proprie conclusioni, capire, voglio dire, perché in quella zona le guerre non finiscono mai. Noi abbiamo messo molta carne al fuoco, non me ne vogliono i vegetariani, e abbiamo dato tantissimi spunti e credo che in ragione della sua esperienza politica pregressa, in ragione della sua, anche come viceministro degli esteri, in ragione della sua attuale titolarità di una vicepresidenza dell'ENI, la più grande compagnia energetica italiana, è la persona che credo che possa meglio di ogni altro tirare le fila di questo discorso e offrirci una sintesi ragionata di quello che, di cui noi abbiamo discusso oggi, darci auspicabilmente un possibile tracciato, una prospettiva. Ho avuto il privilegio di lavorare con Lapo Pistelli per anni, l'ho sognato come ministro degli esteri e a lui do la parola per chiudere questo panel. Grazie. Con queste parole mi ha rovinato fin dal principio, chiaramente, quindi io chiedo scusa e dissento da tutto quello che Marco ha detto nella sua introduzione. Io invece desidero ringraziare moltissimo l'IMES e Lucio Caracciolo in particolar modo, perché questo appuntamento è un appuntamento straordinario e in generale la formula dei festival è diventata straordinaria perché aggrega una comunità di interessi di gente come voi oggi qui, che immagino abbia l'ambizione, questa è la sfida per noi, di uscire da una sala capendo qualcosa di più di temi complessi, quindi un valore che è al tempo stesso divulgativo, informativo, analitico. Ringrazio gli organizzatori perché potevano farci una domanda molto più complicata, che è come fare a far finire le guerre in Medio Oriente? Invece si è limitato a dire perché non finiscono mai, che quindi è un pezzo di interpretazione per certi aspetti un pochino più semplice, che mi è resa, se è possibile dire, ancora più semplice perché i contributi dei due Marchi e di Lorenzo sono stati veramente molto ricchi, non so se addirittura troppo ricchi per tutti noi ad ascoltarli, nel senso che hanno aggiunto tante di quelle informazioni che adesso fare sintesi diventa un'impresa, se sintesi si può fare, quasi disperata. Non ci siamo sentiti con Lorenzo mi ha fregato positivamente tre o quattro punti che volevo sviluppare e quindi a questo punto citerò e mi agevolano in modo molto rapido. La prima questione, io vorrei che noi ci liberassimo da, e credo che i contributi vanno tutti in questa direzione, ci liberassimo da una facilissima via d'uscita, che è quella della battuta di Benigni, cioè noi dall'alto della nostra civiltà, pace, sempiterna e compagnia, ci possiamo permettere la battuta, il mio concittadino, di dire, lui si riferiva soprattutto a Israele e Palestina, ma che c'è? Tutto Benigni, 1985. E noi, fieri delle nostre due generazioni di pace in Europa, guardare orientalisticamente le aree che ci circondano come delle aree più o meno incivili, irredimibili a una democrazia, irredimibili a uno Stato di diritto, e quindi nel nostro comodo, diciamo così, nido, esprimere un giudizio. Salvo il fatto che se noi ci approcciamo, come sull'immigrazione, come sull'Asia, anche sul Medio Oriente, con uno stereotipo abbastanza facile, o razzista o religioso, non sono adatti intrinsecamente per fare certe cose, rinunciamo non soltanto a capire l'80% di quella regione, salvo averne appunto un'idea esotica, orientalista, ma rinunciamo anche a comprendere il grado di responsabilità che noi abbiamo sulle aree vicine, diciamo, al luogo in cui abitiamo e soprattutto a poterne in qualche modo identificare delle possibili vie d'uscita. Allora, cito rapidamente Lorenzo nelle sue 500 cartine con tre dadi CNOR che mi permetterei di tirare fuori da quello che abbiamo visto. La prima, questa categoria Medio Oriente o nella sua variante Vicino Oriente è una categoria diplomatica molto giovane, veramente molto giovane, cioè 100 anni, 120 anni e come lui vi ha fatto vedere molto bene, dentro questa etichetta ciascuno un po' mette quello che vuole, c'è una versione più restrittiva. Ci sono versioni che si dilatano coinvolgendo gli importanti vicini regionali di un Medio Oriente stretto, penso alla Turchia, e altri che lo fanno arrivare sostanzialmente tramite il momento della guerra in Afghanistan fino al Pakistan, quindi facendolo diventare molto molto grande. Quindi categoria
mobile, duttile, che ciascuno interpreta secondo l'esigenza che ha, di un'area, aggiungo, che quindi evoca, essendo una categoria molto duttile, una sorta di scatola sorpresa. Se io avessi fatto un dibattito al tempo di Benigni negli anni Ottanta, intitolato Medio Oriente, in una scuola, anzi quando era a scuola, automaticamente il ventenne dell'epoca avrebbe detto Medio Oriente vuol dire Israele e Palestina. Quello era il Medio Oriente, non c'era altro. Se l'avessimo fatto nel 2001, avremmo cominciato a parlare di Medio Oriente, andavamo automaticamente o in Afghanistan o in Iraq. Nel 2010 saremmo andati alle conseguenze della cosiddetta primavera araba, magari dimenticando, perché allargare questo concetto un po' troppo sarebbe esagerato, prendendo l'Egitto, dimenticando la Tunisia o la Libia, ma prendendo l'Egitto, ma poi guardando ciò che è successo nel Bahrain, in Qatar, nello Yemen. Più recentemente, o in modo più antico, il Libano sarebbe entrato e uscito da questo tipo di mappa, e quindi il Medio Oriente è una scatola sorpresa. Visto che in 10 minuti residui io la scatola sorpresa non la posso sviluppare in tutte le direzioni, vi do qualche chiave, secondo me, aggiuntiva, oltre che di sintesi, rispetto a quello che lui ha detto. È un'area giovane, non è soltanto la categoria, una categoria giovane, è un'area giovane. Allora, dato che qui in platea ci sono persone informate e anche persone, diciamo, mature di età, tutti noi più o meno pensiamo di sapere a scuola come sono nati i paesi europei. Ce l'hanno ammanniti dalle scuole elementari in poi e sappiamo il processo faticosissimo, secolare, di formazione degli stati nazionali europei. Confini, guerre, spostamenti, eccetera. Ma se noi ci muoviamo fuori da questa area che pensiamo di conoscere e la cui drammaticità ci sembra naturale, esattamente perché ci abitiamo dentro, e ci muoviamo o nell'Africa di cui si è parlato con Claudio Descalzi alle 3:30 o del Medio Oriente, noi troviamo un'area relativamente giovane in cui confini e influenze sono state disegnate nell'arco di 4 generazioni, non molto di più. Fatemi fare un cameo di 12 secondi sull'Africa. Al di là di alcuni confini, l'Africa impressiona tantissimo, talvolta anche la fantasia degli studenti che abbiano un minimo di passione per queste cose, perché è l'unico area di mondo in cui ci sono i confini fatti con righello, con le perpendicolari. Congresso di Berlino, hai mai visto te un continente tracciato con le perpendicolari? Ma sì, che vuoi che siano, sono africani, si è fatto così a Berlino, abbiamo tirato le perpendicolari. Poi dibattendo per decenni, se magari queste perpendicolari avevano tagliato a metà tribù, ne avevano sommate persone che non volevano stare insieme, ma troppo distanti da noi per applicarci con un minimo di metodo. Diverso è il caso del Medio Oriente. Nel Medio Oriente in realtà troppe mani hanno tracciato confini e troppe mani si sono interessate di quest'area, ma insomma rimaniamo su un Medio Oriente stretto del Golfo. Nel Golfo più o meno, anche se alcune famiglie che oggi reggono quegli stati sono famiglie antiche, i Saud in Arabia Saudita, unico paese al mondo che prende il nome del paese della famiglia che regna, Arabia Saudita per questo, ha poco più di un secolo di vita. I paesi che oggi sono on the spot, perché sono mecche del turismo, le archi star, il lusso, gli Emirati, il Qatar, sono paesi che arrivano alla loro indipendenza ai primi degli anni 70, ieri l'altro. L'Oman con ancora interferenze inglesi negli anni 70 nei tentativi di ribellione. Lo Yemen non esisteva nella forma attuale fino a 25 anni fa, 30 anni fa. È stato diviso in due, ha avuto una guerra civile, si è riunificato. Il paese tradizionale con l'indipendenza più lunga, se non sbaglio, del 61 è il Kuwait. 61, sono nato nel 64. Cioè, allora, di che parliamo? Parliamo di confini assolutamente giovani, e parliamo di confini giovani che sono figli di alcune grandi stagioni, la dissoluzione dell'impero ottomano, che Lorenzo ha abbondantemente richiamato, che invece ha unificato gran parte di questi territori per molto tempo, e gli esercizi diplomatici che si sono, diciamo, intrecciati in quest'area, appunto, 100 anni fa. Sykes-Picot, Trattato di Losanna, siamo fra gli anni 10 e gli anni 20 del secolo appena passato. Uno degli esercizi che, diciamo, in una vita precedente mi capitava di fare con i colleghi di Marco, i diplomatici, era dire: facciamo un'attività predittiva, ma secondo voi fra 70 anni quanti di questi confini saranno ancora quelli che ci sono oggi? Perché con la sola eccezione di civiltà radicate in modo millenario, penso all'Egitto, molti di questi altri paesi sono effettivamente esperimenti estremamente giovani e con questo tipo di cautela dobbiamo avvicinarci. Secondo punto, terzo punto. In una delle cartine, ma non c'è bisogno di farla rivedere, si nota bene, ma una l'ha fatta vedere anche Marco Carnelos in introduzione,
il luogo, fatemi dire, baricentrico che la piattaforma del Golfo ha nei confronti dell'Europa e dell'Asia. Beh, intendiamoci, per lungo tempo, al tempo dell'impero britannico, il ruolo della piattaforma del Golfo era esattamente la piattaforma logistica per le navi inglesi che andavano e venivano per andare fino all'Oriente che interessava al tempo, l'India e dintorni. Ma se ci pensate oggi il Golfo è tornato protagonista per la stessa identica funzione, ma per il flusso inverso, e oggi la piattaforma logistica principale attraverso il quale le merci asiatiche o prodotte dai cinesi e dalle grandi tigri arrivano al mercato europeo. E non solo al mercato europeo, perché qui però manca in questa cartina, il Medio Oriente ha una piccola cerniera fondamentale per capire ancora una volta un altro continente, cioè l'Africa, attraverso cui il Golfo entra in Africa, attraverso l'Etiopia, l'Eritrea, il Sudan. E questo vi spiega, se ci sarà un dibattito, se c'è stato, anche perché uno dei nuovi temi geopolitici da guardare è la islamizzazione dell'Africa, cioè come attraverso il Golfo, in questo punto di cerniera, si entra in un mercato ricchissimo di materie prime, molto turbolento, con una demografia impetuosa, ma che è di grande interesse per le grandi monarchie sunnite dell'area del Golfo. Quindi è baricentrico, ma in qualche modo in una direzione inversa. E non è un caso, qui siamo a Genova, abbiamo felicemente condotto in porto l'Expo di Milano 2 anni fa, legato al cibo, il prossimo Expo è a Dubai e il tema fondamentale dell'Expo di Dubai 2020 è Connecting the Minds and Connecting the World, è la connessione, che poi non sia soltanto connessione infrastrutturale ma anche connessione e attrazione di talenti, questo è un altro paio di maniche, ma non è un caso che quella sia oggi una delle principali vocazioni dell'intera regione. Insomma, però a stare a contatto fra un pezzo di Africa, connettersi con l'Asia, essere lo snodo con l'Europa, è chiaro che non sono tutte rose e fiori, arrivano molti interessi. E dunque una delle altre caratteristiche che spiegano perché le guerre non finiscono mai per certi aspetti, ed è stato già spiegato, ma io vorrei in qualche modo sottolinearlo, è che a differenza di molte altre aree, o non di tutte, ma di molte altre, il Medio Oriente è un piatto nel quale tutti negli ultimi 50 anni hanno in qualche modo provato a inzuppare il pane, per la ricchezza di risorse e per la strategicità geopolitica che essa aveva. Con la differenza che, mentre per molto tempo questa influenza è stata, non dico semplice, ma più facilmente spiegabile, un'area anglo-francese e un'area anglo-francese tendenzialmente nella parte che segue di più Lorenzo, Libano e Siria, un'area inglese che poi diventa anglo-americana e poi molto americana, che è l'area del Golfo, quando, devo dire, anche per ragioni energetiche in questo caso, gli inglesi lo facevano perché avevano le loro basi commerciali per andare verso Oriente. Quando gli americani e poi anche gli inglesi decidono che anche la propria flotta, invece di andare a carbone, decide di andare a petrolio, allora a quel punto avere, come dire, la fonte, la risorsa che serviva per alimentare l'imponente macchina militare anglo-americana è diventata fondamentale. Tendenzialmente c'è stata poca Russia, poca Unione Sovietica prima e poca Russia. Uno degli elementi di novità di oggi è che, a causa del ritiro fra il tattico e lo strategico che entrambe le ultime due amministrazioni americane hanno praticato, sia quella Obama che quella Trump, il potere non tollera vuoti e qualcun altro sta entrando, occupa i vuoti che gli altri lasciano, così come è vero che in forma molto più sobria, ma non necessariamente meno importante, anche la Cina, in questo suo enorme, gigantesco, unico strategico disegno che esiste al mondo, cioè questo della One Belt, One Road, sta arrivando di gran carriera, per ora insomma sono partiti, hanno un po' di strada da fare, ma stanno arrivando perché i punti di arrivo di questa grande catena che porta infrastrutture, strade, banche, dati, energia e tutto ciò che collega e connette l'impero celeste all'Occidente passerà e arriverà anche lì. Quindi tutti ci hanno messo in qualche modo le mani, ma se mi permettete di aggiungere qualche cosa, io oltre a questo disegno vorrei darvi tre chiavi di lettura da tenere di conto. Il primo, io penso che una delle ragioni per cui, torno al titolo, le guerre non finiscono mai, è perché da diversi anni, ma in modo particolare negli ultimi 10-15, questi paesi stanno affrontando una riflessione, la chiamo riflessione come se fosse teorico-intellettuale, ma in realtà è molto politico-pratica,
che è una riflessione sul loro modello, su che modello di paese sono. Nel senso che nella storia del Medio Oriente noi abbiamo visto una tensione che ha creato grandi rivalità dentro il mondo arabo, che era la ricerca del leader del mondo arabo, in nome di un concetto che è molto caro, diciamo, nella cultura islamica della umma, della unità, che è poi l'unità della mia famiglia, poi della mia tribù, in una sorta di versione estesa di unità. Il mondo arabo ha conosciuto per varie decadi nel dopoguerra una leadership per chi lo guidava, chi guidava il mondo arabo, e ha cercato nel corso del tempo dei leader capaci di incarnare sotto forma nazionalista la capacità di rappresentare qualcosa di più del proprio paese, ma essere un modello di riferimento per l'intero mondo arabo. Queste versioni nazionaliste hanno avuto poi anche delle colorazioni politiche molto più marcate, che oggi ormai stanno esaurendosi, il Ba'ath, ad esempio, in Iraq come in Siria, dei modelli politici a partito unico di fatto, con una caratteristica che oggi non c'è più, modelli secolari. L'Iraq di Saddam non era la Svizzera, un luogo dove si gasavano i curdi e si sterminavano gli oppositori comunisti, ma è un luogo nel quale quell'Iraq lì nessuno ha mai avuto problemi ad avere un cristiano caldeo vicepresidente o avere ebrei che partecipavano alla vita politica. E ugualmente la Siria di Assad per certi aspetti. Quel modello sta evaporando, è un modello che è evaporato, non c'è più un modello secolare di guida di questi paesi, e questo modello di Stato oggi è sfidato da caratteristiche della modernità che ne mettono oggettivamente a rischio la sopravvivenza. Non sono più modelli che possono essere governati dall'alto verso il basso, perché una volta bastava avere la TV di Stato e due carri armati e la società civile stava ferma. Oggi con gli smartphone e la rete, non la devo stare a magnificare, l'abbiamo visto dal 2011 in poi, c'è una vitalità che difficilmente questi paesi riescono a contenere. Noi siamo abituati a modelli che vivono sulla patto di, non è che piaccia a tutti, non dico di no, ma su un patto di cittadinanza che ad esempio si esercita nell'Occidente attraverso il fisco e che trae origine dal motto della rivoluzione americana «No taxation without representation». Pago le tasse, dunque mi esprimo su chi mi rappresenta e sulle scelte politiche che devo fare. Nelle monarchie sunnite del Golfo non c'è sostanzialmente tassazione e quel modello è rovesciato diventando no taxation, therefore no representation. Non paghi le tasse, non rompere le scatole, ci pensiamo noi. Ma questo alla lunga rende, come dire, una domanda di spazio di partecipazione, di democrazia, delle donne o non delle donne, difficilmente comprimibile. Allora, queste monarchie, questi paesi, hanno, al di là delle guerre che vediamo sulla cronaca, un tema di identità, cioè se questo modello statuale è reggibile, sostenibile nel lungo periodo. E quello a cui assistiamo, che è una parte per me positiva, molto interessante, non so quale sarà l'esito, è ad esempio vedere come in un sistema che è stato tendenzialmente molto conservativo e gerontocratico, stanno salendo nel Golfo una generazione di nuovi regnanti, nuovi emiri, nuovi sceicchi. È il caso di Mohammed bin Salman, è il caso del nuovo emiro del Qatar, è il caso della generazione che si affaccia negli Emirati, che sono tentati di aprire la società rispondendo a esigenze di modernizzazione, ma tenendo il controllo sul paese. Allora, questo tipo di dibattito, per me è un dibattito di fondo, non si snocciola dentro la guerra di oggi o di domani. Dice qualcosa della identità di cosa sarà questo mondo. E aggiungo l'altro elemento con cui questi paesi devono fare i conti e che purtroppo negli ultimi anni ha segnato molti punti di arresto, è il rapporto culturale prima ancora che geopolitico tra la categoria a noi cara e tradizionale, la democrazia, e l'appartenenza religiosa, cioè il rapporto fra democrazia e Islam. Perché per lungo tempo, come ho esemplificato col Ba'ath, con i nazionalismi, sì, eri musulmano, ma poi alla fine eri tendenzialmente del tuo paese, quindi la componente religiosa non pesava, come non ha pesato in tanti paesi dell'Europa avere una fede religiosa sulla propria, diciamo così, scelta politica. Ma gli unici due tentativi che ci sono stati più recenti negli ultimi 15 anni, molto diversi fra di loro, sono stati il tentativo della Fratellanza Musulmana di dare forma politica tramite processo elettorale a un'identità religiosa, con esiti molto, diciamo, controversi. In Tunisia, con un esperimento di governo fallito e nada, che però poi ha portato quel partito a
dialogare con partiti laici, in Egitto in un modo totalmente diverso. La Fratellanza Musulmana vince con Mohamed Morsi e dopo due anni c'è un processo esattamente controrivoluzionario che chiude quella fase. Il Qatar è messo oggi sul banco degli imputati perché? Perché accarezza, aiuta, non a casa propria mai, ma a casa degli altri, esperimenti e relazioni con la Fratellanza Musulmana. Ma la domanda di fondo non è quella di allineare le pedine, il Qatar sta con chi oggi o domani, è perché c'è questa forma di competizione. Cioè quanto nel lungo periodo, nel medio periodo, essere musulmani e vivere nel XXI secolo può diventare conciliabile con un modello politico in cui la mia vocazione religiosa, la mia idea religiosa, si coniuga in categorie politiche. Noi questa roba l'abbiamo già fatta. E se mi permettete, era citato in un pezzo recente di Marco Carnello, sapete quando l'abbiamo fatta? Abbiamo fatto la guerra dei 30 anni, nel 1618 e 1648, che inizia come una guerra più o meno di religione per motivi elettorali dell'imperatore, poi diventa una guerra che attraversa tutta l'Europa, spostandoci dalla Scandinavia all'Europa meridionale, lasciando intoccate soltanto la Gran Bretagna e la Russia, e finisce con una separazione concettuale che noi abbiamo nel nostro codice genetico senza saperlo, cioè la separazione fra sfera temporale e sfera spirituale, date a Cesare quel di Cesare, a Dio quel che è di Dio, ma è una guerra che dura 30 anni in cui nascono paesi nuovi, ne spariscono di altri, cioè cambia la carta geografica d'Europa. Questo tipo di battaglia culturale o di guerra dei 30 anni, il rapporto fra la politica e la mia appartenenza religiosa, il mondo islamico non l'ha mai fatta, perché è stata per 400 anni sotto, 500 anni sotto l'impero ottomano e poi è passata da fasi coloniali e poi dalle fasi che ho descritto. Quindi io credo che ci sia una trama di lungo periodo che oggi ha vari focolai qua e là, ma che ha a che fare su come questa identità nel tempo moderno si può declinare in forme eventualmente democratiche. Ultimo, ma non ultimo, sì perché il tempo è già strafinito, pochi minuti. No, vabbè, due minuti per due conclusioni. È interessante vedere, interessante purtroppo se non ci fosse carne, sangue, morti e vita, la Siria che Lorenzo Trombetta conosce molto bene, perché quando volete, come dire, un perfetto test di laboratorio di cosa vuol dire una carta geografica disegnata nei modi che abbiamo visto, la convivenza di culture, etnie, declinazioni religiose le più diverse e tanti cuochi in cucina, la Siria degli ultimi 7 anni. Che nasce come una primavera araba anomala, non prevista da Assad, diventa per qualche anno una sorta di guerra di Spagna in Medio Oriente, in cui ogni campo ha le proprie milizie straniere, occidentali, medio orientali, i propri consiglieri militari a combattere ciascuno la sua guerra su più faglie. Poi vede un momento di straordinaria unità, dopo che Daesh impone un pezzo di Stato islamico e dunque tutti d'accordo, europei, americani, russi, a eliminare la minaccia di Daesh, oggi più o meno eliminato o confinata la minaccia di Daesh, ciascuno per conto suo, perché ciascuno ha in mente una Siria diversa. La Russia ha in mente il mantenimento di Damasco e il corridoio verso il Mediterraneo, molte monarchie sunnite del Golfo non sanno più chi sostenere perché hanno perso i propri gruppi sul campo, i curdi rivendicano il loro pezzo di territorio ormai autogovernato, e quindi un esercizio con tanti cuochi in cucina che diventa la cartina di tornasole di cosa vuol dire essere un paese complesso, a confini variabili, con molte identità diverse e tanti attori esterni che se ne vogliono occupare. Purtroppo l'esperimento drammatico più fallito. Un occhio al calendario, non al calendario, alle cartografie o alle cronologie, al calendario prossimo, e con questo vi ringrazio e vi saluto. Nei prossimi 12 giorni, 15 giorni, noi abbiamo uno di questi campionati che si giocano su 4 appuntamenti. Il primo è domani, sono le elezioni in Libano. Elezioni importanti perché non si vota da 8 anni, se non ricordo male, perché il Parlamento è in stato di sospensione, e dove non c'è un tema di, in questo caso, definizione religiosa, nel senso che lì per legge la metà dei parlamentari sono cristiani e la metà sono musulmani, ma all'interno di due campi i rapporti di forza fra sunniti, sciiti, i diversi partiti sciiti e diversi partiti sunniti dicono qualche cosa di un equilibrio di potere. Abbiamo la settimana dopo le elezioni in Iraq, dove Al-Abadi si gioca anche in questo caso un tema di
rafforzamento o permanenza del potere in un altro paese in cui c'è, io Lorenzo penso abbia un certo rilievo, non tutto il rilievo ma un certo rilievo, l'arco di contrapposizione sciiti-sunniti che c'è, che ci sarà anche in Iraq. Il 12 di maggio, se non sbaglio, Trump dovrà decidere cosa fare dopo l'ultimo periodo che si è preso rispetto al JCPOA, cioè all'accordo nucleare iraniano, se denunciarlo, rinviare di qualche altro mese la decisione chiedendo agli europei di avere sanzioni aggiuntive, e anche su questo c'è appunto l'arco di tensione degli sciiti nella regione, e poi e due giorni dopo, nel 70° anniversario della nascita dello Stato di Israele, vediamo se verrà annunciato in modo sostanzioso e formale il trasferimento della capitale dell'ambasciata americana a Gerusalemme entro l'anno, con gli effetti che questo può comportare. Questo è un campionato che non si ferma mai, come voi capite, ma questi quattro appuntamenti nei prossimi 10 giorni, 12 giorni, vi dicono come le alleanze si vanno a ridislocare, come si muove l'arco dinamico di forze fra sciiti e sunniti, e come, come dire, un'area di grande interesse con attori disposti ad alleanze tattiche e strategiche molto cangianti ridisporranno le proprie forze in campo. L'unica cosa che, ripeto, e con cui chiudo e che vorrei fosse magari il messaggino che uno si porta a casa, non liquidiamo mai queste aree che sono complicate con dei facili luoghi comuni. Non è mai così in niente nella vita, né nelle nostre storie personali, ma anche neanche nella politica e nella geopolitica. È un'area molto ricca, è un'area baricentrica, è un'area mista, è un'area in cui troppi hanno interessi e troppi vogliono mettere interessi, e fare le linee rette, le linee dritte, dividere i buoni dai cattivi è operazione difficile, ma sicuramente sbagliata e inutile. Grazie. Quando 20 minuti fa ho dato la parola a Lapo Pistelli, ero sicuro che avrebbe operato una cesura eccellente di tutti gli spunti tipo caos creativo dati dai tre precedenti relatori. Lo ringrazio, confermo tutto quello che ho detto su di lui. Ringrazio l'IMES, Lucio Caracciolo, per questo brillante successo. Siamo in un sabato pomeriggio di una giornata pre-estiva e non solo è piena questa sala, è piena anche la sala a fianco, e quindi oltre all'IMES il ringraziamento va soprattutto a voi che siete stati presenti così numerosi e così attenti. Grazie all'IMES, grazie a Genova, e non perdetevi alle 18.30 il panel La nuova via della seta, la controglobalizzazione cinese. Il gioco si fa duro e i duri entrano e cominciano a giocare.